E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Un video particolare e che sicuramente non vi sareste mai aspettati di trovare sul mio canale, ma ho voluto farlo comunque perché riassume alcune cose che penso di Minecraft ormai da molto tempo. Tutti si chiedono perché Minecraft abbia questo grande successo. Basta scorrere la bacheca YouTube e trovare almeno uno o due video di Minecraft pronti per essere visti. Ci sono inoltre YouTuber americani che tirano avanti canali da milioni di iscritti solo grazie a questo gioco e tutti si chiedono come mai. La risposta a questa domanda è molto soggettiva e di conseguenza non prendete le mie parole come se fossero tutte vere al 100%, in quanto sono pareri puramente soggettivi e vanno considerate quindi come tali. Ma passiamo ora ai miei pensieri riguardo a questa domanda. Minecraft è un gioco infinito? Probabilmente questa frase racchiude tutto il discorso che voglio presentarvi, in quanto tutti gli altri giochi, bene o male, hanno una fine, chi più definita o chi meno, ma tutti ce l'hanno. Minecraft no, ci sono sfide su YouTube di persone che provano a trovare appunto la fine del mondo di Minecraft e qualcuno ci è anche riuscito, ma è semplicemente la fine del mondo terreno, diciamo, non di quello che si può fare nel mondo. Ma il succo del discorso è che questo gioco potrebbe essere considerato uno svago della fantasia stessa di ogni giocatore, in quanto se una persona ha una grande fantasia e voglia di fare, e soprattutto degli amici con cui poter condividere queste esperienze, sicuramente questo gioco fa per lui o per loro. Il vecchio Minecraft, quello vanilla, diciamo, usando dei termini tecnici, ormai non esiste più. Il Minecraft che esiste oggi è ricco di varietà, che comprendono minigiochi di tutti i tipi. La possibilità di installare mod infinite, a patto che il vostro PC non esploda ovviamente. La possibilità di andare nello spazio, di sopravvivere nel vuoto, di volare, di correre ultra veloce. Insomma, potete fare praticamente qualsiasi cosa, a patto che voi abbiate la voglia e il tempo di stare dietro a tutto questo. Tutti criticano la grafica di Minecraft perché dicono fa cagare, pixelata. È giustissimo, per carità, la grafica è una merda. Ma non è quello che conta in Minecraft, è la possibilità di fare tutto quello che vuoi, che permette a questo gioco di essere il numero uno su YouTube al momento. Io non penso di portare mai seriamente Minecraft sul mio canale perché non è proprio la tipologia di giochi che mi rispecchia. Ma la gente che insulta a priori Minecraft solo per il fatto che si chiama Minecraft è a mio parere un po' stupida perché prima di criticare una cosa bisogna un minimo conoscerla e averla provata se possibile. Il continuo aggiornamento di Minecraft, sia grazie agli sviluppatori, sia grazie agli utenti che creano mod e aggiornamenti di vario tipo, aiutano a non far morire questo gioco e quindi continuano a garantire la permanenza di presenza all'interno di questo ambiente. Un altro motivo per la quale Minecraft viene insultato è la presenza di ragazzi molto giovani, a volte proprio bambini, all'interno di questo gioco. Ma ragazzi, è ovvio, questo gioco è molto semplice da approcciare, ha un gameplay facilissimo, una varietà di cose da fare infinita. Inoltre viene portato da tutti gli youtuber italiani più famosi che vengono considerati idoli da questi ragazzi. E questa è una cosa che mi ha confermato il Games Week vedendolo proprio con i miei occhi. È come se un vostro attore preferito giocasse a un gioco che anche a voi piace. Quindi è ovvio la presenza di questi bambini, tra virgolette, in questo mondo. Ma non è escluso che possa attirare anche persone più grandi tramite la redstone che praticamente rappresenta l'elettricità in Minecraft, e tramite la quale è possibile creare circuiti immensi e spaventosamente complicati. Quindi questo va contro tutti quelli che dicono che Minecraft sia prettamente buttare su alberi, piazzare blocchetti qua e là. Perché sfido questi ragazzi che credono così a priori questo gioco a creare dei circuiti giganteschi e complicati come fanno magari i grandi YouTuber famosi. Tantissimi giochi vengono portati all'interno di Minecraft, quindi prendiamo per esempio Warcraft, il mio gioco preferito. Immaginate se venisse portato all'interno del mondo di Minecraft. Io sinceramente lo proverei, anche molto volentieri. Magari non piacerebbe, ma sicuramente lo proverei. È stato portato per esempio anche Pokémon all'interno di Minecraft, o il Signore degli Anelli. Tutto può essere adattato all'interno di questo mondo e questo è un altro grosso punto a favore per questo gioco. L'ultima cosa che permette a Minecraft di essere così è l'attività della community che ci sta dietro. Tutti hanno idee, tutti cercano di creare qualcosa di nuovo, tramite magari la redstone o varie mod. Ci sono mod che permettono l'utilizzo di computer dentro Minecraft e che utilizzano il linguaggio vero e proprio di programmatori. Quindi vi troverete a usare dei programmi come se foste degli esperti in informatica, anche se magari non lo siete ovviamente. Questo video è corto ovviamente perché ho cercato di riassumere molto quello che ho da dire senza stare a dilungarmi troppo. Vi lascio con un invito, specialmente a coloro che insultano Minecraft senza averlo mai provato. Provate a giocare a questo gioco, provate in un momento di rabbia a giocarci. Vi troverete rilassati e tranquilli. Provate a chiamare un amico, magari a giocare insieme. Create cose, condividetele o conquistate cose. Sono sicuro che la vostra opinione, anche se di poco, cambierà. Io vi ringrazio per la visualizzazione, come sempre, ragazzi, e per avermi ascoltato. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate e se siete magari d'accordo con me oppure no. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.